Buongiorno a tutti, 16 marzo 2019, titolo del video: Banca Italia cancella il rendiconto finanziario per le non quotate. Dunque, questo titolo si riferisce a una comunicazione di ieri, 15 marzo 2019, da parte della Banca d'Italia, intitolata Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali. E perché ci sono intermediari, banche intermediari finanziarie e altri, notate, banche e altri intermediari finanziari che non applicano i principi contabili, a parte che, come noi sappiamo, le banche non sono intermediari finanziari, sono, come abbiamo sempre detto, zecche clandestine che non contabilizzano la creazione di denaro nel loro bilancio e precisamente a partire proprio dal rendiconto finanziario. Quindi questa già il titolo del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari è misleading, cioè è fuorviante, quanto farebbe ancora continuare a credere che le banche siano degli intermediari finanziari, che non sono. E difatti basta confrontare un bilancio di una banca e un bilancio di una finanziaria non bancaria per accorgersi che appunto c'è una notevole differenza. La differenza sta sempre, come è stato puntualizzato anche dal professor Richard Werner, perché le banche creano denaro e gli altri non possono fare lo stesso, la stessa cosa dove appunto fa proprio un confronto tra bilanci di banche e bilanci di finanziarie non bancarie, per far vedere le differenze. Ma a parte la polemica sul titolo fuorviante, quello che la comunicazione della Banca d'Italia fa è riallacciandosi al comma 1070 della legge di bilancio 2019, che è stata approvata ovviamente dal Senato, oltre che dalla Camera, guardando il volume, il dossier che al Senato è stato dato ai senatori il 27 dicembre 2018, cioè 3 giorni prima che passasse la legge di bilancio, che è stata votata appunto il 30 dicembre 2018. Quindi in questi 3 giorni i senatori avrebbero dovuto leggere centinaia e centinaia di pagine, ognuna riguardante uno dei più di 1.000 commi che erano compresi nella legge, tra cui appunto il 1070, 1071, 1072, che sono poi quelli che riguardano soprattutto l'argomento di cui stiamo parlando. E nella discussione, cioè nella relazione su questi commi della legge di bilancio, non si vede praticamente, non si legge chiaramente che le banche non quotate possono omettere di pubblicare il rendiconto finanziario, ma si legge che l'applicazione dei principi contabili internazionali diventa facoltativa per le non quotate, e quindi la facoltativa si è subito approfittato di questo per dire appunto: quindi non siamo più tenuti, se non siamo banche quotate, non siamo più tenuti a pubblicare il rendiconto finanziario. E quindi le scritture obbligatorie diventano lo stato patrimoniale, il conto economico e le note integrative. Con un colpo di bacchetta magica sparisce il rendiconto finanziario, sparisce l'applicazione dei principi contabili internazionali e quindi ovviamente sparisce la possibilità di avere da parte delle società di revisione, cioè le Big Four, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young e Deloitte, la possibilità di avere una certificazione di bilancio conforme a queste norme contabili internazionali. Ma quindi che norme si applicano? Si dovrebbero applicare appunto le norme nazionali. Ora un problema, vabbè, sorge per il fatto che questo è un passo indietro dal punto di vista della trasparenza e della regolazione contabile delle banche. È un passo indietro che non è previsto dalla normativa, perché mentre esiste, diciamo, una specie delle istruzioni ben precise
Per passare dalle regole contabili nazionali a quelle internazionali non è stato previsto il passo indietro, ovvero il passaggio dalle regole internazionali indietro verso quelle nazionali. I soggetti favoriti da questa norma sono le banche di credito cooperativo e quindi anche le banche non quotate che, diciamo, notoriamente in Italia, almeno a livello ufficioso, sono ognuna controllata dalla loggia massonica territoriale di competenza. Quindi questa norma non va verso la trasparenza, ma va, diciamo, verso l'ostacolare questa ricerca di verità che sto facendo da tanti anni in merito alla questione della creazione monetaria da parte delle banche, cioè quello che sosteniamo è che il rendiconto finanziario è il punto di partenza per la redazione di un bilancio corretto, perché per una banca è essenziale, ovviamente, sapere come si finanzia questa banca, quindi quali sono i flussi di cassa di entrata e di uscita, e quindi il rendiconto finale del finanziamento stesso della banca. Noi in particolare, cioè io ed altri, abbiamo criticato il fatto che non fosse rappresentata no, la creazione monetaria all'interno del rendiconto finanziario che viene normalmente pubblicato, veniva pubblicato da tutte le banche. E oggi questo rendiconto finanziario, che secondo noi, come viene pubblicato oggi, appunto, è completamente falso, perché non riporta la creazione di denaro, l'obbligo di pubblicazione di questo rendiconto finanziario rimane per le banche quotate, quindi una platea molto ridotta rispetto alle 500 e passa banche che ci sono oggi in Italia. Allora il discorso qua diventa: più si cerca di fare chiarezza su questa questione della creazione monetaria, più il sistema reagisce, addirittura facendo dei passi indietro nei confronti della trasparenza contabile di questi istituti. Il sistema reagisce in un modo, cioè, che è diametralmente opposto a quello che noi suggeriamo. Quello che suggerisco in particolare è invece di controllare e rettificare i bilanci delle banche per far sì che la differenza che attualmente è una piccola differenza, diciamo, tra il bilancio di una banca e quello di una società finanziaria non bancaria dovrebbe ampliarsi, arrivando al punto di far capire a chi legge un bilancio di una banca quanto denaro è stato creato durante l'esercizio e dove questo de denaro ovviamente è andato a finire. Oggi la quantità di denaro creato dalla singola banca non la conosciamo, perché la Banca d'Italia pubblica una statistica aggregata al netto e la Banca d'Italia ci dice che il sistema bancario crea 1.000 miliardi all'anno, ma ce lo dice al netto dei bilanci di fine esercizio. Quindi che cosa vuol dire? Che non sappiamo quanto denaro è stato realmente creato dalla banca, prestato e restituito durante l'anno, perché ci sono i cosiddetti, io li chiamo crediti rotativi, che poi sono i crediti che si rinnovano. Quindi, per esempio, tipicamente il castelletto: una società può avere 100.000 euro di castelletto con rotazione trimestrale, e questo, se viene utilizzato, ovviamente alla fine dell'anno darà una creazione di un trimestre. Un anno è fatto di 4 trimestri, 100 per 4 fa 400, di ben 400.000 euro. Ma invece col sistema attuale di rendicontazione aggregata complessiva da parte della Banca d'Italia, noi vediamo solamente i 100 all'interno dell'aggregato netto. Quello che la Banca d'Italia dovrebbe fare, o comunque un organismo di vigilanza dovrebbe fare, è rendicontarci non solo la quantità di moneta creata dal sistema bancario, ma distinguere tra lordo e netto,
e quindi pubblicare anche la cifra lorda complessiva, che è quella che interessa alla sovranità nazionale, perché è quella funzione che dovrebbe essere naturalmente del tesoro della nazione e che non dovrebbe essere regalata a privati per poi far sì che lo Stato sia costretto a indebitarsi per ottenere indietro quello che ha dato senza contropartita, cioè e anche senza legittimità sostanzialmente, pena, diciamo, il completo svuotamento dello Stato, perché quando lo Stato si fa soffiare, diciamo, la sovranità da qualcun altro, poi si accorgerà di non essere più Stato. E questa è solo una questione di tempo, il tempo che ci metteranno i cittadini a capirlo. Quindi quello che sto dicendo è che le statistiche di cui abbiamo bisogno è la cifra complessiva al lordo di questa creazione monetaria, perché la cifra netta contabile che viene pubblicata oggi è, diciamo, fuorviante, in quanto fa sembrare che il denaro che è stato creato senza essere contabilizzato e poi restituito sia scomparso sostanzialmente, come se fosse stato distrutto. Ciò invece non avviene e sarebbe molto interessante capire dove questo riflusso, il riflusso bancario, dove viene destinato da queste menti raffinatissime che passano la vita a ingannare il pubblico. Dunque, quindi, e non solo, e non ci basta una cifra complessiva aggregata di creazione monetaria, ma vorremmo arrivare a sapere per singolo istituto quant'è questa creazione, perché solo così potremmo conoscere l'ampiezza dell'evasione fiscale da parte del cartello bancario, banca per banca, e così determinare la, la divisione delle responsabilità per ogni singolo istituto e quindi poi in capo al management, cioè alla governance di ogni banca sostanzialmente. Bene, vi lascio con questi documenti linkati sotto a questo video, con questa riflessione su chi è che possa aver inventato questo comma 1070 fatto votare alla vigilia della fine dell'anno di Capodanno, chi abbia autorizzato la Banca d'Italia a permettere che non si applicano i principi contabili internazionali, cioè quindi facendo un passo indietro rispetto alla trasparenza contabile di questa attività bancaria. La domanda se la comunicazione del 15 marzo 2019, cioè di ieri, da parte della Banca d'Italia faccia parte delle cosiddette circolari della Banca d'Italia che non hanno potere, diciamo, legislativo di per sé, ovvero sia la legittimità di queste comunicazioni che al pubblico appaiono come dettate dall'oracolo di Delfi, ma che in realtà fanno parte delle esternazioni di una società sostanzialmente privata, che determina e influisce la politica del nostro paese senza avere quei pesi e contrappesi e quella validazione democratica che la autorizzerebbe. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.